Questa mattina mi sono svegliato e ho trovato sul mio cellulare un 25-30 messaggi di miei amici chiedendomi cosa fosse successo e il senso di quell'articolo che fosse uscito sul giornale. Inizia a leggere l'articolo, no? Inizia a leggere il trafiletto, pizza, deve 5.000 euro ad Aspes, ma lì per lì non riuscivo veramente neanche a capire di cosa si parlasse, che cosa intendesse, cioè a cosa si riferisse. Poi vado a leggere nel dettaglio, cioè veramente a quel punto mi è sembrato veramente fantascienza, cioè un'invenzione totale. Sono rimasto scioccato quasi, perché non capisco il senso di questi articoli, tra l'altro completamente falsi, cioè non c'è nulla di verità, non c'è niente, non c'è un filo di verità, anche perché le cifre sono sbagliate, la fattura era già stata pagata da più di da un mese circa, ma poi non capisco il significato, cioè il significato non lo so, di certi articoli fatti proprio sembra per ledere, screditare il buon nome di una società, di una famiglia. Tra l'altro questa volta ho deciso di rivolgermi alle vie legali, quindi farò una querela, perché comunque qui c'è una lesione della mia immagine, viene lesa la mia immagine, viene lesa la mia credibilità, viene lesa la mia serietà, perché comunque una fattura che è stata pagata è stata saldata e quindi non c'è nessun contenzioso e quindi ho deciso tramite l'avvocato Orciani di procedere per vie legali, perché bisogna che io tuteli la mia immagine, la mia serietà, ma mia, della mia famiglia, delle nostre società. Bisogna che comunque ci sia un ordine, una linea morale, deontologica, anche da parte dei giornalisti. Infatti comunque verrà fatta una segnalazione all'ordine dei giornalisti. Però penso che anche Aspes debba fare chiarezza, perché bisogna capire da chi escono certe notizie, tra l'altro false, chi è che dà certe informazioni al giornale. Io penso che comunque la diligence, lo staff dirigenziale di Aspes debba un attimino così fare chiarezza del perché escano certe notizie infondate. Io adesso parto con le vie legali, andrò per vie legali, quindi prima partirò col Carlino e poi dopo vorrò capire perché Aspes o come abbia fatto il Carlino ad avere certe informazioni.